Intanto io credo che sia un momento molto importante per la nostra Repubblica, perché finalmente dopo, credo, molti anni tentiamo di portare di nuovo la cultura nell'agenda politica di questo Paese. Per molto tempo credo che San Marino abbia perso un po' delle opportunità, ecco, quando invece anche dal punto di vista economico magari avevamo anche più possibilità. Però ecco, come dire, non è mai troppo tardi e finalmente la cultura torna a essere protagonista. Tra l'altro, il segretario già lo diceva prima, è vero che poi in Europa anche in questi ultimi anni, sotto la pressione di questa crisi finanziaria, gli stati hanno adottato delle, non tutti, perché gli stati del nord Europa non tanto, però alcuni stati, insomma lo sappiamo bene, anche l'Italia, hanno adottato delle politiche che in realtà hanno tagliato proprio sulla cultura, sulla formazione, sull'università, sulla sanità anche, no? Che sono poi i due cardini del sistema sociale. Però è anche vero che l'Europa è dal 2000 invece che ci dice che l'Europa deve essere la prima economia basata sulla conoscenza, quindi non è un discorso nuovo questo, è dal 2000 che in Europa, dalla strategia cosiddetta di Lisbona, che si tenta di raggiungere questo obiettivo, che ha, ovviamente questo obiettivo è un macro obiettivo, poi è declinato in tanti piccoli passi, però l'idea che la conoscenza sia anche alla base del progresso economico è qualcosa che ormai è acquisito nei fatti. Poiché gli stati non riescano a realizzare questo obiettivo e vadano verso politiche differenti è un altro discorso. Fra l'altro, dal mio punto di vista, sono politiche che in realtà non migliorano affatto la qualità della vita, perché alla fine il senso della politica quale deve essere? Dal mio punto di vista credo che qualsiasi politica deve porsi come massimo obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone, degli individui, migliorare la coesione sociale, rendere i rapporti sociali più solidali possibilmente. Questo è già negli obiettivi, nelle strategie dell'Europa. Noi in questo momento tentiamo di fare nostri, in senso ampio, questi obiettivi e portarli nella nostra agenda politica. Vi dico soltanto una cosa, nel 2006, quindi stiamo parlando ancora di qualche anno fa, sempre l'Europa ha, come dire, emanato quelle che sono considerate le competenze chiave di cittadinanza. Si parla oggi moltissimo di cittadinanza attiva. Io sono una docente universitaria, mi sono sempre occupata fondamentalmente di questo, dell'educazione alla cittadinanza. La cittadinanza attiva si può esercitare, ma occorrono competenze, non si può soltanto dire siamo cittadini attivi perché ci autodefiniamo tali. Per resto lo servono competenze, e queste competenze le può fornire solo esclusivamente un sistema formativo, educativo in grado di farlo, a cui bisogna dare tutti gli strumenti perché poi queste competenze effettivamente si realizzino. E nelle competenze chiave, questo è secondo me molto importante, si lega strettamente con il discorso del distretto culturale, una delle competenze chiave individuate già dal 2006 è quella dello sviluppo della creatività e di legare lo sviluppo della creatività con gli apprendimenti permanenti. Cioè un cittadino oggi è in grado di essere un cittadino, in grado di scegliere, di valutare, di avere uno spirito critico, uno spirito riflessivo, se ha capacità di apprendimento permanente. Questo significa se ha sviluppato delle competenze di base solide, e questo è un obiettivo della nostra scuola da consolidare a proposito, e nello stesso tempo ha acquisito anche quelle competenze che vengono definite superiori, che non sono solo quelle di base, ma sono quelle superiori, che sono proprio la creatività, il senso di consapevolezza di sé, l'imprenditorialità, sono tutte competenze superiori che però arrivano consolidando quelle di base. È chiaro quindi che noi dobbiamo dare alla nostra scuola, no? una marcia, uno slancio. Tra l'altro, da questo punto di vista, il sistema formativo sammarinese è già
in alcuni aspetti molto avanti, perché per esempio uno degli obiettivi di Europa 2020, che è la grande riforma della cultura dell'istruzione europea, chiede per esempio che tutti i bambini frequentino l'asilo, diciamo la scuola dell'infanzia, e noi a San Marino su questo già ci siamo, per esempio che ci sia un livello di dispersione scolastica al di sotto del 10%, e anche su questo dato a San Marino ci siamo, che un numero molto elevato della popolazione abbia un titolo superiore, quindi vuol dire una laurea per intendersi, e lì no, ancora non ci siamo, però ci stiamo avvicinando, e che gli adulti abbiano possibilità di rientrare in formazione, di fare apprendimento durante il percorso della loro, diciamo, vita sociale, professionale, eccetera. E su questo invece siamo un pochino più carenti. Questi sono tutti obiettivi che noi abbiamo comunque in questa, insomma, credo in nel, questi, mirino, nel mirino, nel mirino, ecco, tutte queste cose qui. Il discorso del distretto culturale si lega con la scuola in una sorta di circolo virtuoso, perché per esempio li chiamiamo consumi culturali, consumo è, diciamo, una brutta parola, però la funzione dei beni culturali è una funzione che ancora oggi sconta una funzione di nicchia, sostanzialmente. Musei, teatri, musica, c'è un certo tipo di musica, librerie, archivi, eccetera. Sono tutte funzioni che vengono da persone che hanno già dei titoli, diciamo, superiori, scuola secondaria e laurea. Quindi c'è una enorme porzione della società che non usufruisce di questi. Allora, la scuola, in questo senso, deve scatenare un circolo virtuoso, perché deve rendere tutti i cittadini, tutti, capaci di fruire dei beni culturali. Perché se non facciamo questo passo, il bene culturale... E nello stesso tempo, quindi, deve scatenare proprio un circolo virtuoso, cioè bisogna che il sistema di formazione e di istruzione dia gli strumenti, le competenze, perché i cittadini amino andare, frequentare, vedere e stare. Nello stesso tempo la frequenza di questi luoghi culturali è una frequenza che restituisce informazione da adulti, quindi è un autopotenziamento. Le persone in età adulta che continuano a frequentare, eccetera, aumentano le loro o consolidano le loro competenze. Chi non lo fa smarrisce la propria competenza. Voi sapete che c'è un problema enorme del ritorno dell'analfabetismo, no? E quindi c'è questo proprio smarrimento delle proprie competenze nel corso della vita. Questo è invece un circolo virtuoso che noi dobbiamo assolutamente innescare, e naturalmente da questo circolo virtuoso nasce anche poi il discorso della creatività, delle nuove idee, dell'imprenditorialità, che nelle leggi ci sono già queste cose, il discorso delle start-up, il discorso dell'incubatore, il discorso degli attrattori, eccetera, ci sono già, sulla carta ci sono già, però bisogna renderli vivi, e per renderli vivi bisogna fare uno sforzo, che è uno sforzo chiaramente politico, ma anche sociale, cioè bisogna in qualche modo metterlo in moto questo meccanismo. Io direi, dopo magari se volete entrare nello specifico dell'indirizzo, però... Due osservazioni.